i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di LCN Sport, amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco, day by day. Sabato 26 agosto 2023, quindi buon mattino. Siamo qui a raccontarvi un po' quello che è successo ieri, quello che potrebbe succedere oggi. Proviamo magari a ipotizzare quello che succederà in quest'ultima settimana di calciomercato, almeno come vi ho detto anche ieri, stando a quelle che sono le ufficialità di oggi. Voglio dire, oggi il mercato dell'Ecco si concluderà alle 19 di venerdì 1 settembre 2023. Poi la questione proroga, sempre come vi spiegavo in questi giorni, potrà essere affrontata solo a cose fatte, ovvero solo a effettiva certificazione definitiva dell'ammissione della Calciolecco 1912 al campionato di Serie B, che ovviamente non è esattamente una cosa secondaria. Perché è vero, il Lecco è in una posizione di forza, è in una posizione sicuramente abbastanza tutelata anche dall'interpretazione che ha dato il TAR del Lazio. Quello che ha scritto il TAR del Lazio non è che non conti niente, perché è vero, il Consiglio di Stato poi potrà decidere nel merito rispetto a tutto ciò che avrà sul proprio tavolo, ma detto ciò, comunque c'è un precedente, c'è una lettura di un certo tipo su tutta questa questione che ovviamente sta venendo avanti. Da Perugia si parla zero, non so come prenderla questa cosa, dato che prima si era parlato tantissimo, forse anche troppo. Da Foggia si parla invece parecchio, si parla tutti i giorni, chiamate alle armi, ce la faremo, via dicendo, insomma. Questa è la battaglia che chiaramente si sta avvicinando molto rapidamente, perché sarà combattuta di fronte al giudice nel pomeriggio di martedì. Invece mercoledì 30 si andrà a Milano, non a Roma, anche se anche a Roma ci sarà il calciomercato, ci saranno gli ultimi giorni di calciomercato, un paio. È arrivata la comunicazione ufficiale proprio ieri. Si andrà a Milano, comunque, per quanto riguarda l'Eco, ecco, si andrà lì e si conoscerà in loco sentenza del Consiglio di Stato in questa quinta sezione, che oggi è vista anche, ecco, con gli occhi di tante parti interessate. Vi faccio una nota, perché mi hanno segnalato questa cosa e ve la riporto, di come la questione abbia interessato addirittura il presidente della UEFA Čeferin, perché è chiaro che tanti interrogativi, anche perché uno dei suoi vice è Gabriele Gravina, che su questa vicenda non parla al passato, parla al presente, comunque sta rischiando parecchio, perché si è creato un cortocircuito, ci sono state delle gravi negligenze da parte della federazione e comunque anche delle leghe, però ecco, insomma, è sempre chi sta alla testa che poi si deve assumere le responsabilità, perché in linea puramente teorica è sempre il comandante del sistema. Tanto oggi come oggi il sistema calcio in Italia sta accusando un colpo dietro l'altro, tra appunto la questione Lecco, la questione Regina, che comunque rimane delicata, questione nazionale, nazionali anzi, via dicendo, ecco, sicuramente non scoppia di salute. Ci sono anche le beghe relative ai bandi per i diritti televisivi, che ecco, queste non interessano propriamente la federazione, però il sistema calcio sì. Questo anche per darvi, insomma, un po' un panorama ampio e internazionale. Sono voci quelle relative a Čeferin, non è che ci siamo virgolettato, che però ecco, che pare che pure sul tavolo della UEFA sia arrivata la questione. Ecco, se lo confermasse il presidente UEFA, farebbe capire quanto la questione sia molto più grossa rispetto a una città di 47.000 persone, un bacino provinciale di 330 all'incirca. Questione campo, questione calcio, questione si gioca, perché l'Ecco oggi alle 18 scenderà in campo al Tullio Saleri di Lumezzane, partita che sarà a porte chiuse. Ecco, avevo la sensazione, in tutta sincerità, che si andasse verso questa scelta, questa decisione, però poi quando è arrivata la comunicazione ufficiale, ecco che non eravamo stati soddisfatti con una risposta, quindi avevamo che detto vabbè, sarà a porte aperte. Punto B, il Lumezzane non ha fatto comunicazioni sul proprio sito ufficiale e vado a scoprirlo con voi, magari mi sono perso qualcosa, ma ecco, no, vado
nelle news e non vedo assolutamente niente. Idem sul profilo Instagram, tutto tace sulle pagine del Lumezzane. Invece Leco poi ci ha fatto sapere ieri in mattinata e poi l'ha scritto nel pomeriggio di venerdì che appunto l'appuntamento sarà a porte chiuse, quindi senza la presenza del pubblico. Tanti avete chiesto perché. Mi viene difficile dare una risposta, ma perché poi queste questioni hanno sempre delle mezze spiegazioni che lasciano sempre il tempo che trovano. Ora, l'avevo detto anche in occasione di Lecco Renazzi, ci trovo sempre poco senso, però è anche vero che a Lecco si sta lavorando, quindi anche per non intralciare il lavoro degli operai, alla fine ci sta comunque che quella gara si sia giocata in casa. Si sarebbe potuta giocare a Mida, che voglio dire non è esattamente lontano, con la possibilità di potervi assistere concessa al pubblico. Così non è stato, ora si va a giocare fuori casa, tra l'altro manco particolarmente agevole, perché voglio dire parliamo di una strada sfigata, notoriamente sfigata. Guardavo ieri mattina, così ho detto fammi vedere com'è il traffico per Lumezzane, 2 incidenti, 2 ore e 40 di strada, quindi ecco, uno dovrebbe investire in tal caso circa 5 ore abbondanti per farsi andata e ritorno sulla partita amichevole. Quindi sicuramente qualche tifoso blu celeste ci sarebbe stato, magari ci andrà comunque perché le recensioni esterne danno sul campo, però comunque era un investimento non da poco a livello di tempo. Ma detto ciò, appunto, sarà una partita a porte chiuse, quindi poi vedremo come andrà, leggeremo i tabellini, cercheremo di trarre qualche indicazione. Non è che ci si aspetti un Lecco chissà quanto diverso rispetto a quello che abbiamo visto con la Provercelli a Vercelli, quindi è un test indicativo, certo. Dopo 3 giorni non può essere cambiato il mondo, ma oggi il Lecco ha una forma abbastanza definita all'interno della quale potrebbe aggiungere sì qualche minuto per Guglielmotti, per Novakovic, per Lemmens e per Di Stefano, vero, ma hanno comunque 2-3 giorni di allenamento col nuovo gruppo, quindi tutte ste indicazioni anche su di loro non è che si possano avere. Una fase che per il Lecco rimane comunque ancora di forte lavoro a livello atletico, però poi appunto vedremo come per me si chiuderà, perché poi impegni con compagini professionistiche non ne vedo ancora all'orizzonte, perché appunto poi dopo una settimana giocheranno e quindi faranno la settimana tipo di lavoro, ma anche la Serie D farà la settimana tipo di lavoro, quindi poi veramente per il Lecco sarà anche difficile trovare uno sparring partner che non sia la classica squadra di seconda categoria in città che ha appena iniziato la sua preparazione. Quello non sarà sicuramente un test indicativo in ogni caso, però tant'è, o magari ecco un'eccellenza, vediamo, qualcosa si può fare avere una Serie D che esce dalla Coppa, bisognerà sicuramente inventarsi qualcosa in tal caso. E poi aspettiamo anche di capire se noi il 3 dovremmo giocare, perché poi noi siamo qua e diciamo tutto questo, ma poi oggi come oggi noi il 3 dovremmo giocare, quindi siamo un po' in balia degli eventi, nel senso stretto del termine, della frase, perché non sappiamo effettivamente se fra una settimana o 8 giorni dovremo giocare in casa col Catanzaro ed eventualmente dove farlo, perché se 2 o 3 si dovesse giocare col Catanzaro, che come vi ripeto non è che esattamente scopi di entusiasmo per questa oggi non possibilità ma di più certezza a oggi, poi entrambe potranno chiedere lo spostamento in modo congiunto, poi però dovranno trovare la sponda della Lega, ecco che sarebbe difficile giocare a Lecco dove si corre, si va forte, dove è terminata praticamente tutta la parte di installazione dei tornelli. Mi avevamo dato uno scatto preso un po' rubato onestamente dalla strada, qui si vede che sono state installate anche le parti di software dei tornelli, poi tutta la mente di questo sistema sarà posizionata in segreteria, è stato tinteggiato tutto lo stadio, ora è veramente stata ridata vita a questi colori che chiaramente erano smunti dopo 4 anni pieni di utilizzo, di intemperie, e quindi è stata un'operazione di restyling bella, e quindi ridà l'antico splendore
a questi colori. È un impatto scenico veramente molto bello quello offerto al nostro stadio, questo verde brillante del campo in erba sintetica, che però brilla veramente parecchio, e questi spalti intorno che si mischiano molto bene al panorama che gli sta intorno. È vero che noi ne siamo innamorati, però obiettivamente io ho parlato gli anni con tanti addetti ai lavori che arrivano da fuori, parlavo anche con tante volte gli addetti ai lavori della Juventus Under 23, che voglio dire, vedono spesso lo Juventus Stadium e dicono: questo è uno stadio bellissimo per noi, per dov'è, per come è inserito, per come è fatto, per il clima che c'è, via dicendo. Quindi poi non siamo sempre noi a cantarcela e a suonarcela. Detto ciò, tagliamola corta, andiamo a bomba sul tema calcio mercato. Non è stata una giornata di grandissime cose. Di Gennaro è andato alla Carrarese, e quindi la questione si è conclusa così. Come vi avevamo detto ieri, le notizie che arrivavano erano insomma abbastanza indirizzate, mancava l'ufficialità, ufficialità che è arrivata oggi. Il giocatore è partito proprio alla volta di Carrara nella mattinata, tra l'altro lui è marchigiano, però era al lavoro con la Feralpi Salon, non esattamente il trasferimento più lungo della storia. Preso, andato, trovato l'accordo, ha firmato 2 anni di contratto per lui, che quindi farà questa Serie C a vincere. Ha rifiutato un'altra proposta similare come livello di potenzialità sportiva, quella del Padova, che oggi è una delle maggiori candidate al salto di categoria con Vicenza. Però chiaro, bisognerà come sempre giocare, perché poi l'anno scorso Padova e Vicenza hanno vissuto delle stagioni molto lontane dalle aspettative che avevano entrambe, e quindi poi Di Gennaro ha rifiutato chiaramente la proposta di una Serie B a salvarsi come quella che gli è stata messa sul tavolo dal Lecco. Quindi tant'è, come dicevo già ieri, a quasi 30 anni un altro giro in Serie B avrei preferito farlo, tanto come dico sempre si fa in fretta a tornare indietro dal piano superiore e poi dal piano inferiore a tornare su, però spesso non basta vincere il campionato per riuscirci. Quindi ecco, non lo so, continuo a avere io personalmente un pensiero di fondo che è diverso, però non sono io il professionista, non sono io quello che ha avuto le 3 proposte sul tavolo, quindi gli auguriamo il meglio chiaramente. Di Gennaro quindi perso, va alla Carrarese, l'Ecco deve andare su altri tipi di obiettivi. Detto che anche Capradossi, che è sempre stato un obiettivo difficile, è nel mirino dell'Ascoli, ma deve aspettare un arrivo dal mercato, perché il Cagliari non lo cederà fino a inserimento di un altro profilo, ma questo perché ha ceduto Altare, l'ha ceduto al Venezia, che sta facendo un mercato chiaramente importante, sta cercando di blindare Poyanpalo, sta cercando di costruire una squadra veramente forte, e ha preso dal Cagliari già anche Nunzio Lella. Però appunto questo acquisto effettuato nel giro di poco tempo da parte della società lagunare, che ha in Vanoli il proprio allenatore, blocca la cessione di Capradossi all'Ascoli, e quindi a oggi l'Ecco potrebbe rimanere ancora in pista, per quanto ci sarebbe chiaramente da fare un versamento importante dal punto di vista economico, per anche semplicemente coprire l'ingaggio del giocatore, che non credo, mettiamo che venga via a zero dal Cagliari, ecco, che comunque rimane uno titolare di un ingaggio importante. Quindi dove si guarda? Riaperto l'asse con la Juventus Next Gen, la Juventus in generale, nello specifico per la formazione Next Gen, per quegli elementi che un po' come Sersanti, soprattutto del 2002, sono alla ricerca della loro prima vera sfida nel campionato di Serie B, un po' come è stato per altri in questi anni, per Fagioli, per Nicolussi Caviglia, che oggi sono stabilmente in categoria importante in Serie A. Questo sarà nelle loro idee, ma si spera anche nelle idee di chi li va ad acquistare, un vero e proprio trampolino di lancio. Ecco, qui cito i colleghi del bianconero.com che hanno seguito la giornata. Vi posso confermare comunque che l'Ecco si è messo in moto per andare a vedere se c'è ancora la possibilità di raggiungere qualche elemento di spessore. Sicuramente l'Ecco ha già fatto da tempo un sondaggio per Nicolò Kudryk, che rimane un giocatore in uscita dalla formazione Next Gen, dove comunque
comunque non ha brillato nel suo periodo, che è anche abbastanza lunghino, in bianco nero. L'anno scorso non è andata esattamente bene, anche perché comunque lì fino all'infortunio ha spesso giocato anche Iocolano, talvolta ha giocato anche Raffiace, Cherry e via dicendo. Quindi Kudryk non è stato uno degli elementi più brillanti, degli elementi più chiacchierati della rosa bianconera. Questo poi tra gli altri profili c'è quello di Alessandro Pioriccio, che se ragioniamo insieme oggi come oggi sarebbe il profilo più interessante, perché Riccio è un difensore centrale classe 2002 che tra l'altro è stato anche convocato alla passata stagione, ha fatto panchina con la prima squadra di Allegri. Lui viene da un lunghissimo percorso con la Juve nelle varie formazioni, salito, ha fatto under 17, primavera, poi serie C per 4 anni di fila, adesso appunto è pronto a fare il salto in serie B. Comunque la Juve c'è l'idea di mandarlo in serie B. Quindi Alessandro Pioriccio, che è anche tra l'altro un elemento che ha giocato con l'Italia Under 20, no, non i mondiali, ha giocato la Elite League nel 2021 e 2022, quindi ha fatto parte di percorso con questa squadra che poi ha ottimamente figurato all'ultimo mondiale di categoria, dove comunque tra l'altro c'erano parecchi 2003 in rosa. E Riccio, ecco, che essendo lui un elemento con buona esperienza in categoria, sì, per piano alternativo rispetto a Di Gennaro, ma anche per un'altra questione che riprendo subito, perché prima chiudo la porta sulle idee dell'Ecco, perché come sapete l'Ecco ha preso informazioni in quel famoso summit cui avevano partecipato Di Nunno, Gino e Foschi con Claudio Chiellini, avevano preso informazioni anche su Cosimo da Graca, che è ancora in uscita. Però l'Ecco sul reparto degli attaccanti ha fatto altri tipi di scelte. Oggi gli attaccanti ci sono, numericamente sono tanti: Novakovic, Giuseppi, Buso, Di Stefano, Magni, Tordini trequartista oggi, però potenzialmente seconda punta con schieramento a due. C'è pure Scapuzzi, che è vero ha giocato come quinto soprattutto di sinistra, ma anche a destra nel triangolare, però lui nasce seconda punta o trequartista, quindi il reparto numericamente è stracoperto. Io vi ho sempre detto che non vuol dire che in quel reparto non ci saranno altri movimenti, però magari ci cercherà la cessione di un giocatore in uno scambio con un profilo ritenuto più valido per andare a rinforzare le seconde linee. Non credo che l'Ecco farà l'ingresso di un altro attaccante senza una cessione. Magari qualcosa potrebbe nascere o concretizzarsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Sul tavolo tra l'altro c'è anche la questione Besaggio, che però è un centrocampista offensivo e quindi ha un ruolo diverso rispetto da Graca, che nel 2002 è rientrato al Genoa, è in uscita dal Genoa, è stato un anno in prestito alla Juve, non ha brillato, ci si aspettava di più da lui. 21-22, 31 presenze, 11 gol e 7 assist. Ecco, nel suo primo anno tra i grandi ha fatto 39 partite, 2 gol, 5 assist complessivi. Quindi ecco che Besaggio non ha avuto un impatto spettacolare con la categoria, ha avuto un impatto da giocatore medio di Serie C, però questi sono anche tipi di ruoli in cui magari serve un po' di più di tempo per brillare. Però appunto questa è una questione che vede coinvolto il Genoa e non più direttamente la Juve, che appunto ha restituito il giocatore alla conclusione del prestito. Dicevo, la questione è Riccio, e andiamo con l'ultimo tema di giornata. Il Rimini ha fatto passi verso Luca Stanga. Io vi avevo parlato dell'interessamento dell'Albino Leff, aveva preso informazioni, ha avuto una richiesta di informazioni verso l'Ecco sul finire della scorsa settimana, ma poi l'Ecco insomma non era esattamente convinto di andare a cedere il giocatore, che infatti ha sempre giocato, ha giocato il triangolare, ha giocato con la Pro Vercelli. Vedremo se scenderà in campo oggi o meno, scopriremo chiaramente in serata. Però ecco, su Stanga c'è il forte pressing e una bozza di accordo del Rimini, quindi per l'ex difensore del Milan potrebbero riaprirsi le porte della Serie C. Tra l'altro
come la vediamo noi, Rimini probabilmente farebbe il titolare, perché comunque Stanga è cresciuto molto con il Lecco, ha fatto dei playoff da subentrante, ma li ha sempre fatti bene giocando sia a destra e sia a sinistra. Sicuramente è un giocatore che si deve ancora sgrezzare dal punto di vista tattico, ma nella marcatura uomo su uomo si è fatto apprezzare. Foschi ha parlato più di una volta del suo switch a livello mentale all'inizio del 2023. Infatti poi il giocatore con il nuovo anno ha trovato minuti quasi mai da titolare, è vero, però comunque sempre prezioso, preciso e puntuale negli ingressi dalla panchina. E quindi, come ben sappiamo, questo è stato anche un po' uno dei grandi piccoli segreti di una formazione che ha veramente attirato le simpatie di quasi tutta l'Italia. Ecco che quindi Lecco, un po' a sorpresa, perché non aveva messo in vetrina Stanga, però comunque era aperto a possibili richieste interessanti, ecco che i blucelesti potrebbero fare questa operazione di cessione di Stanga a Rimini e prendere un pari ruolo, tra l'altro della stessa età, per comunque non ridurre né gli ingressi di appunto di vista dell'esperienza, ecco, né ecco l'apporto, per meglio dire, dal punto di vista dell'esperienza, né anche andare a togliere un'altra pedina a mister Luciano Foschi, che anzi in difesa aspetta ancora qualcosina, aspetta ancora un centrale esperto, e poi magari sulla spalla sinistra qualcosina da fare ci potrebbe anche essere, perché ecco a destra si sta abbastanza bene, sinistra si può sempre adattare l'epore evidentemente, ma comunque magari la coperta un pochetto più corta, evidentemente poi si può andare con i ragionamenti della versatilità, della duttilità, che come ho detto prima fanno parte di quei piccoli grandi segreti che ci hanno portati verso la Serie B, ancora ad oggi da confermare definitivamente. Quindi ecco un panorama abbastanza ampio, fatevi gli appunti. Lecco che ha ripreso contatti, ha avuto questo summit tra direttori, Fracchio l'ha chiamato Manna, soprattutto ieri ha preso contatti quindi con l'ex direttore dell'Under 23 che ha lasciato posto a Claudio Chiellini di rientro dal Pisa, però ha parlato direttamente con lui per discutere su un po' di giocatori, soprattutto Riccio, direi che è l'elemento più importante anche per andare a colmare il vuoto che lascerebbe libero probabilmente Stanga andando a fare un campionato da protagonista a Rimini. Buona giornata a tutti, buon fine settimana a tutti, forza Lecco sempre, ci ritroviamo qui domani, vedremo, magari succederà qualcosa prima del tempo, non ci aspettiamo colpi in giornata, ma nel giro di un paio di giorni sì.